E adesso, per non farci mancare nulla, entriamo alla mini Hollywood. Qui giravano i film più importanti di Hollywood, western. Ok. Questo è molto più curato di quello che abbiamo appena visto. Molto più bellino. Ci sono tutte proprio le viuzze, i ristoranti, è un po' più anche commerciale. C'è sempre la scuola elementare. Vedete, con i banchi. Andiamo oltre. Peccato per la macchina. Qua è tutto meraviglioso, ben ricostruito. C'è una casa tipica, tutta ben arredata, con il suo letto. Poi c'è la miniera, dicevo, e questa parte qua, la chiesa. Qui c'è la chiesa, andiamo a vedere all'interiore. Giardino dei cactus. Giardino dei cactus. Mamma, che bella. C'è anche il saloon. Forse nel saloon si mangia. La banca. L'hotel. Andiamo a vedere l'ufficio dello sceriffo, va, com'è? Eccolo qua, l'ufficio dello sceriffo. Qua ci sono le celle per i prigionieri. Sta per iniziare lo spettacolo. Ora, devi sentire la parete. Il saloon, anche la parte alta, palcoscenico, museo del cinema, le poste e il Pony Express. Carina la banca.
si può guardare i vecchi film western e ci sono tutte le locandine. Bellissima questa piazza. Andiamo a vedere la banca. I love you. Cassiere. Vedete, è rifatta tutta nei minimi dettagli. Com'era la banca? C'è anche il manichino. Tutto rigorosamente ricostruito. Qui c'è l'hotel. Qui c'è il fortino con le capanne degli indiani. E la diligenza. E poi si rivede tutta questa parte dove c'è anche l'hotel. C'è anche il cimitero, qui vicino alla fabbrica. Entriamo. Ah, vuoi entrare nel cimitero? Sì, claro. Ma ci saranno due tombe. RIP. Eia Waston. Vabbè, insomma. Ma qui ci sono tutti i personaggi famosi, c'è anche Bud Spencer. Fernando Sanz. Scorcio interessante. Qui c'è tutta la... Qui sono le agenzie funebri dell'epoca dei western, dove vedete vendevano le bare. Il barbiere e questo hotel e il negozio, adesso andiamo a vederlo dentro. Non si vede molto bene perché ci sono queste vetrine, bisogna fare così e poi così e poi così. E poi così, l'ingresso dell'hotel. Andiamo su? Sì. Vediamo. Thank you.
Troppo tempo in mezzo. Cosa applaudite, non ci delle carrozze. La carretta des bomberos. De los bomberos. Questa per trasportare i carcerati. I carcerati. Questa è la vera diligenza, la vera carrozza. Anche questa per trasportare le poste. Non so perché cos'è questa. Ma per trasportare la gente. Insomma, tutto ben ricostruito. Ah, il treno. Io il treno. Qui c'è la stazione. La stazione Yucca City. Con i cavalli. I vigili del fuoco. Saloon, vedi qua ci sono tutti la vecchia dirigenza dei bomberos, dei pompieri, una foto autentica con la roba dell'oste. Ultima ripresa prima di lasciare questa valle. Persone famose, Museo de los Famosos. El cuadro de la escuela. Bene, ora ce ne andiamo, lasciamo quest'ultima esperienza di oggi. Adios, hasta luego, hasta la vista.